Nel primo fine settimana di agosto, traffico intenso anche sulle autostrade abruzzesi. Il picco dei disagi nella giornata odierna, domenica 4 agosto, primo giorno di sciopero degli addetti ai caselli autostradali. È stata un'astensione del lavoro a blocchi. Si è cominciato questa mattina alle ore 10 fino alle 14 e dalle 18 fino alle 2 di lunedì mattina 5 agosto. Il personale degli uffici tecnico-amministrativo incrocerà le braccia nelle prime 4 ore di lunedì. In vista dell'agitazione, Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani nella prima domenica di Bollino Nero, potenziamento dei presidi di pronto intervento ed assistenza a chi viaggia, gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero ed informazioni costanti. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico, fa sapere ASPI, sarà fortemente rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza ed informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero. Nelle stazioni interessate dallo sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l'andamento dei flussi al fine di limitare i disagi. Il servizio di informazioni sulla viabilità sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili ed includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni. In particolare, sarà messo a disposizione sul sito di autostradeperlitalia.it e di Viabilità Italia la situazione aggiornata del traffico presso i principali caselli per l'intera durata dello sciopero. Lo sciopero, lo ricordiamo, è stato proclamato dai 5 sindacati principali Filte CGL, Fit CISL, Will Trasporti, SLA CISAL ed UGL Viabilità e Logistica dopo che le trattative per il rinnovo del contratto si sono interrotte bruscamente nei giorni scorsi.